Buon mercoledì a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e oggi parliamo della polemica che si è abbattuta ieri nella prima puntata di Sanremo 2020 e sto parlando proprio di Achille Lauro che resta quasi nudo sul palco dell'Ariston. Ma che cosa è successo e per cosa c'è dietro la sua esibizione? Lo scopriamo insieme. Achille, come vediamo nelle foto, ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston con questo mantello nero con dei decori dorati, ma a un certo punto, mentre la sua canzone continuava, si è completamente spogliato dei suoi vestiti, restando sul palco quasi nudo e così. Ora vi mostro l'immagine. Ovviamente sia in studio che il pubblico social ne ha detti di tutti e di ogni. Achille poi ha anche portato in gara questa canzone con il titolo Me ne frego. In realtà il ragazzo romano sul palco ha voluto reinterpretare la celebre scena attribuita proprio a Giotto in una delle storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi. Il santo, raccontiamo brevemente la storia, si è spogliato dei propri abiti e dei propri beni per dare la sua vita comunque alla religione e alla solidarietà per gli altri esseri umani. Ovviamente il cantante per portare questa sua esibizione sul palco, in questo momento più in vista d'Italia, si è affidato a uno dei designer più, apprezzati al momento e nel mondo. Stiamo parlando di Alessandro Michele, ma oltre questo ha voluto comunque omaggiare la figura di San Francesco dicendo anche così, un uomo iconico che ancora oggi porta con sé il valore inestimabile di un messaggio universale. Ed è questo proprio il messaggio che ieri il cantante, che con la canzone Me ne frego Achille Lauro, ha voluto mostrare a tutti quanti. E voi invece avete visto la scena? Se sì, che cosa ne pensate? Vi aspetto numerosi nei commenti. Nel frattempo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollice in su di supporto. Una buona giornata da Angela, da tutto dal web.